permettono l'utilizzo del MES. È una partita ancora rischiosa questa? Sì, è una partita rischiosa anche perché ricordiamoci che per l'erogazione dei fondi del Recovery Fund dobbiamo aspettare il 2021, invece il MES arriverebbe prima, quindi tamponerebbe peraltro con diciamo, un focus sulla sanità, quindi sarebbero destinati a spese dirette e indirette della sanità. Però ecco, ieri su Huffington ho intervistato Carlo Cottarelli che mi diceva effettivamente sopravviviamo anche senza MES, anche perché i tassi di interesse sono cambiati, però ecco, attenzione a dire no al MES. Quindi secondo me tutta questa partita non va più giocata con degli slogan. È ovvio che l'argomento MES è un argomento su cui Conte potrebbe scivolare perché il no al MES, lo sappiamo, è una bandiera dei 5 Stelle, quindi questo potrebbe essere un passaggio, diciamo, una strettoia rispetto alla via maestra che adesso si è presa. Volevo aggiungere una cosa, se mi permetti, Andrea, su quello che diceva il Prego. direttore Napoletano a proposito della differenza da correggere tra nord e sud. Quando è stato fatto il Trattato di Roma nel 1957, che era il trattato, diciamo, che costituiva la comunità economica europea, si era parlato, c'era il cosiddetto Protocollo Italia, che dava la possibilità della cassa del mezzogiorno, delle mezze imposte per le imprese del sud, quindi che dava uno slancio al sud, perché in sede europea, di dialogo europea e adesso, europeo, adesso che si sta costruendo diciamo un'Unione Europea politica, il fatto che il nostro paese sia spaccato in due è un grosso svantaggio competitivo rispetto alla corsa degli altri stati. Poi un'altra cosa a proposito degli investimenti e quindi del rilancio del paese. Ogni volta che si parla di riforme, soprattutto quando si aggiunge l'aggettivo strutturali, i politici, soprattutto quelli di governo, si terrorizzano. Però il fatto che il Recovery Fund sia vincolato a un piano di riforme, un piano di rilancio delle infrastrutture, eccetera, eccetera, dovrebbe essere un fatto positivo. Quindi anche la nostra classe di governo dovrebbe percepire questo vincolo come un fatto positivo. Perché diciamo, se arrivassero dei fondi che poi dopo non hanno delle regole, sarebbe un problema perché si scontrerebbe non soltanto col problema della burocrazia e della sua lentezza nel nostro paese, ma anche col problema della corruzione. Ultima cosa che voglio dire, il Fondo Monetario Internazionale, a proposito di lavoro, ha lanciato l'altolà e ha avvertito sul blog, appunto, del Fondo Monetario Internazionale che le donne con lo smart working e tutte le regole di distanziamento sociale fanno un balzo Sì, indietro di 30 anni. Quindi a livello lavorativo abbiamo anche questo problema che credo che la politica non possa tacere, non deve diventare l'ennesima, diciamo, bandiera femminista, però è un problema che secondo me va messo in conto. allora facciamo così. Intanto hai fatto felice Roberto Napoletano a proposito di Sud. Facciamo così: io ragionavo, no? Si citava il MES, citavi lo SURE che riguarda uno strumento contro la disoccupazione per la cassa integrazione. Cioè, Io uno può dovevo, direttore dire, Napoletano, perché no, no, scusa, dicevo. in passato l'avevo anche criticato, quindi in questo caso No, glielo no, vabbè, dovevo. ma a sorriso ho visto. No, vabbè. Dicevo.